Buona domenica, buongiorno a tutti. Oggi finalmente giornata, oggi si può dire quasi estiva, perché qui, ragazzi, un sole che spacca il di dietro alle pietre. Alle pietre! Allora, in attesa dei 3 giorni di buio con l'eclissi solare, che sembra ancora dovrebbe essere oggi o domani, non mi ricordo quando, sicché non ci vedremo per 3 giorni, così dicono quelli che... E siamo qui a parlare della partita di ieri, di questa grande vittoria che finalmente ha fatto vedere, è stata una dove è stata condita da una bella prestazione. Lecce proprio annientato, proprio surclassato. E non mi vengano a dire poi il discorso della rete con l'uomo a terra, l'espulsione di Kristovic. Non mi vengano a dire queste cose perché non stanno né in cielo né in terra. Come al solito, c'è chi ha usufruito, approfittato di queste piccolezze per lavarsi i propri panni sporchi su di noi e farci passare ancora una volta come quelli che rubano e poi siamo sempre a lamentarsi degli altri. Qua, io ieri cosa abbiamo rubato, voi ditemelo, ma dovete essere convincenti, no? Così per dire qualcosa, dovete dirlo e spiegare bene, no? Beh, eccolo, guarda, ecco, il gemello, Ecco, è un po' vedi? che mancava, vero? Appena Bene, visto caso, allora, visto ti mira. è piaciuta... Finalmente ti è piaciuta la partita ieri? Eh? Sei contento? Eh? Meno male, via, meno male. Sei Meno contento, sì. male, Lasciamo io ma perdere. so io che Sul sono fatto che troppo. io mi ci No, guarda incazzerò. ancora di più. Lascia stare, guarda, ancora Viso, le che ti lui va faccio bene con detto, te. Manda a fare aziendalista. in culo come eri anche te. Perbenista. Dove va Dove tutto vado? cambiato? Vado, esco. Mica vado a vivere. Che ne sa Ma che che faccio faccio io? io? Mica Ma con guarda te che che sto pe. Ma qui. guarda che pe. Che Confondimi con testa sti di cavolo cavolo sto che calcio. hai. Oggi è Ma la che mia te giornata, gemello che giuro, devi dobbiamo uscire. uscire. Uscire, capito? Capito? Mi ha Io fatto tre troppo punti come accomodante, davanti, troppo oggi festeggia, ma aziendalista. no qui davanti come lui. Troppo Perché sei aziendalista? accondiscendente, ma va. Sì, dai, Sì, va andiamo, bene. andiamo. Sì. Allora, torniamo a noi. Ragazzi, finalmente ieri io quello che volevo e da tanto tempo volevo delle fasce, i laterali che puntassero, che martellassero sempre su terzini, perché abbiamo sempre avuto l'opportunità. L'ha fatta Pulisic, però è giocatore che nei 90 minuti ha meno continuità. E uno come Chukwueze, che finalmente sembra che stia dando i suoi frutti, perché l'attesa abbiamo avuto tutti pazienza. Finalmente sta dando i suoi frutti perché ieri ha martellato in continuazione come fece anche la scorsa partita con la Fiorentina. No, con chi si giocò? Con chi si è giocato? Non mi ricordo. Vabbè. Martellare sempre, palla al piede, punta all'uomo, destra, sinistra, può andare sul destro, sul sinistro, rientra, rossa. È una spina nel fianco ed è quello che ci è mancato in certi momenti della stagione. L'ho rivisto volentieri Adli, che è stato pulitissimo, lasciando stare l'assist che ha fatto per Leao. Che se avesse fatto tipo uno a caso, Calhanoglu, ci sarebbero i titoloni, avrebbero fatto delle trasmissioni apposta per omaggiarlo. E invece il nostro passa così in sordina. Ma va bene così. Comunque, Adli è uno che ormai è un'anima del Milan, una delle colonne, perché si adatta a tutto. È mai indispensabile anche per il gioco palla, il movimento del pallone in campo e per la grinta il sacrificarsi che ha nelle sue corde. Per questa maglia, per questi colori, ok? Visto benino anche Calabria, visto bene un po' tutti in difesa, uguale Gabbia e Tomori, normale amministrazione. Teo Hernandez, primo tempo un po' come Leao, l'ho visto un po'. Primo tempo un po'. Leao, soprattutto, va bene, aveva voglia, non si è visto quasi per niente, ciondolava come il suo solito. Giroud, grazie, che volete di Giroud? Giroud ha timbrato anche ieri, ha fatto la sua partita, ecco, sì, come ho detto, fine partita del post. Il video post, ecco, se magari una cosa che avrei evitato, sarei andato a magari a effettuare le sostituzioni un po' prima, invece di tipo Leao, Giroud, Renders, di farli andare prima in panca a rifiatare e farli giocare gli altri. L'abbiamo fatti troppo tardi. Renders non è stato sostituito per niente, per nulla. Poi ora, ragazzi, quel gioco fluido, ma quant'era che non lo vedevamo? Quel gioco fluido, bello, aperto, invece di mettere sempre centrali, sempre, sempre, perché queste squadre qui, lo sapete, lo sappiamo tutti, queste squadre mirano a chiudersi e centralmente è difficile passare. Allora te con l'intelligenza le devi prendere, le devi aprire piano piano, come una scatola, come una vongola, come un'ostrica, le devi far aprire piano piano, allargando il gioco, puntando l'uomo e cercando l'inserimento, il corpo, faccia a faccia, e piano piano vedrete che si aprono. E ieri è successo questo, finalmente, finalmente. Però tutti dicono rammarico, cioè è vero, di tutta questa stagione che vediamo ora questo Milan bello in pompa e sicuro di sé, il quale sembra che ci riesca tutto nel clou della stagione, va bene, sono contento. Ma pensate un po' se avessimo avuto una condizione migliore e magari
la squadra sarebbe stata sistemata, fosse stata sistemata tatticamente e col modulo giusto già a priori. No, perché dicono, Pioli, è giusto, allora confermarlo, se comunque seconda con questo finale di stagione. Purtroppo non esiste solo il finale di stagione, inizia tutta la stagione e se te vuoi vincere, soprattutto campionati, devi essere continuo, perlomeno, non partire da marzo in poi, perché te prima ha perso punti a merda, a cazzo, ok? È vero o no? È vero o no? E allora se tutti gli anni bisogna vedere questa storia, che noi perdiamo punti e poi da marzo iniziamo a rodare, a prendere giri e a rincorrere. Te non ti devi trovare a rincorrere, te devi essere lì attaccato per lottare, per qualcosa, per lo scudetto, per le coppe, non me ne frega niente. So anni, so buttati, so stagioni buttati nel cesso. Ok? Noi ora speriamo solo che succeda l'impensabile, quella l'Europa League, ma per me, io dico sempre, bisogna cambiare guida tecnica, perché l'anno deve essere più continuo. Non può essere così a fasi. Parti bene le prime tre partite, poi hai un vuoto, il nulla totale. E poi da marzo, tanto con la primavera, si riparte, vai. E però? E però? Va bene che siamo entrati almeno in Europa League, perché se non eravamo in Europa League, in campionato, non avevi nient'altro da fare che fare il campionato e partecipare così, la corsa dei somari. E no, e no, e no. Dai, ciao, sempre Forza Milan. Dai, e poi facciamo più punti possibili perché quelli ce le vogliono levare. Qualche punto ce lo levano. Date retta a me. Gli rompono troppo le scatole, ci punzecchiano troppo. Date retta a me, date retta a Bazzi. Qualche punto ce lo levano, facciamo il più possibile, da qui alla fine. E poi vi dico domani, vi dico una teoria mia. Ve la voglio dire, sperando che poi non si avvererà, ma ve la dico.